E infine, la cosa più importante, mi ero convinto a mollare la mia ragazza, Silvana. Una cozza patella appiccicosa che non avevo il coraggio di staccarmi di dosso. E mettermi finalmente con Dalia. Quella di prima. Quella che mi ha fatto perdere 4 miliardi di piastrine, ve la ricordate? Ero così innamorato che il giorno dopo gli avrei dato l'anello di fidanzamento. Comunque domani viene alle 7:30 e gli do l'anello. Le do, femminile, quante volte te lo devo dire? Le do, italiano importante. Sei fastidioso, sei proprio fastidioso. Giacomo, comunque se domani alle 7:30 mi fate la... Insomma, credevamo che fosse uno di quei giorni in cui tutto sta per iniziare. E invece era solo l'inizio della fine. Fermi dove siete. È lei, Dalia, la dea dell'amore. E rispondi? Fa la sbollire un pochettino nel suo brodo. Guarda che mette giù, Pronto, amò, Silvana! Silvana, ditegli che non ci sono! Scemo, hai risposto tu. Grazie, begli amici che siete. Pronto, Silvana, ti stavo proprio chiamando in questo momento. Mi hai bruciato sul tempo, sai? A volte le sinergie. Alle domani? Alle 7:30? Non posso. Non posso perché c'ho il cane che si morde la coda. Sì, il cane, l'ho preso stamattina, un canile qua, mi schenazza, mi faceva pena. Ditemi il nome di un cane. Boxer. Boxer. Credini, il boxer non ce l'ha la coda. E niente, si vede che cerca di mordersi la coda, però c'è il diabete. Che ne so io, l'ha detto il veterinario. Allora domani alle 10:30... No, alle 7:30. Alle 9 facciamo. Vabbè, le 8. Alle 7:30. Sì, vabbè, ti vengo a prendere io. No, vuoi venire tu? No, non c'è niente da nascondere. Anzi, sono più contento che vieni tu. Io lo facevo per farti un favore. Ciao. Perché? Giacomino. Giacomino, ti prego. Che vuoi da me? Scaricamela. Senti, non è che posso passare tutta la vita a scaricare le tue fidanzate, Ti prego. Allora, sei adulto, ti assumi le tue responsabilità, vai lì e la molli. Ma lo sai che io so dare solo, amore. Dai, Giacomo, fagli sto favore, l'hai fatto mille volte. Fammi un favore, me l'hai fatto tante volte. Ma anche volendo non posso. Dai, devo lavorare domani. Cosa devi fare? C'ho un turno di doppiaggio, Aldo. Dai. Cosa devi, scorreggiare mentre passo un treno? Ha parlato il mimetto, Tutankhamen, Che non vai te a scaricarla. Che problema c'è, scusa? Vai, se non c'è problema. Giovanni, fallo tu, ti prego. Grazie! Vabbè, ma cosa le dico? Neanche la conosco. Ma non ti devi preoccupare, è facile. Guarda che l'ho fatto un miliardo di volte. Ma che non ci vuole niente a scaricare le donne degli altri. L'unica cosa veramente importante è che non la lasci parlare. Non deve avere il tempo di parlare. Devi essere lucido, freddo, distaccato. Tipo Zoff? Tipo Zoff. Senti, so che non mi conosci, ma ti devo parlare di una cosa importante. Sì, no, per favore, non interrompermi, lascia parlare me. Anzi, se mi fai entrare, per favore. Il caso vuole che io non sia capace di assorbire la tua voce in pace. Non sto bene, oddio, mi sento le caviglie in catene. Caso vuole che io non sia per niente quello che tu avevi avuto in mente. Non importa, ho comprato una chitarra distorta. Lo so che è doloroso, però io spero che tu possa capire. No, ma io ho capito. Solo una cosa. Ma questo Aldo, chi è? Scusa, tu non sei Silvana l'attrice? Ah no, io sono Marina e faccio la hostess.